Allora, direttore Gandolfo, avete affrontato una delle squadre probabilmente più attrezzate di questo campionato. La sensazione è di aver visto una Carcherese che ha provato a giocare a pallone, mancata per un po' di sostanza e oserei dire anche un po' di scaltrezza contro un avversario comunque esperto che conosce bene questo campionato. Sì, hai detto benissimo, abbiamo fatto una gara contro una, secondo me, probabilmente la più accreditata, insieme alla Praese per la vittoria finale. Basta vedere la loro distinta, chi era in campo e chi era fuori, per capire la dimensione dell'ambizione del Serraricò. Hanno fatto una partita da squadra che lotta per i vertici. Noi siamo stati molto più ingenui, perché comunque poi, al di là del risultato, in campo non ho visto a livello di gioco una grande differenza. Però noi, per fare un gol ci vogliono 4 occasioni, loro con 5 occasioni ne fanno 4. La differenza è stata quella, oltre che nella gestione generale della partita, dove sono stati superiori, ma la squadra più forte, gli faccio i complimenti. Qualche ingenuità di troppo, forse in fase difensiva e a centrocampo oggi non è stata forse la vostra miglior giornata. Qual è il prossimo step per questa squadra che comunque ha ottenuto 2 vittorie pesanti in trasferta, ma che qui al Corrent ancora non è riuscita a strappare i primi 3 punti? Sì, in mezzo al campo loro sono arrivati prima sulle seconde palle, e a volte dobbiamo ancora in certe cose calarci nella categoria. L'anno scorso provava sempre a uscire palla al piede, quest'anno abbiamo obiettivi diversi, dobbiamo ogni tanto anche sporcarci un po' di più. Gli step principali sono recuperare tanti infortunati che abbiamo, e partita dopo partita sono sicuro che questa squadra i valori li tira fuori, perché comunque al di là di oggi, che è stato il primo risultato un po' pesante, sono tutte partite sul filo di lana, ma anche oggi poi ti gira un episodio e cambia la partita. Quindi bisogna lavorare e continuare con uno spirito che faccia tesoro di queste esperienze, di queste partite.